Massimo Ranieri, 20 anni. Non ci sarà Massimo Ranieri quest'anno al Festival di Sanremo? Non c'è, no, in queste sere. No, professore, questa è per lei, verrà autografata. Ecco, Jacqueline e Totò, il giardino dei semplici, ne abbiamo appena parlato, la collaborazione con gli Squallor. Squallor Tromba, questa era una, questa è un'altra. Arrapao. Sì, non vista l'ora, non possiamo purtroppo. Quanto si divertiva Totò con gli Squallor? Allora, devo raccontare che gli Squallor si registrava di notte. Sì. E venivano tanti amici. Una foto bellissima, sì. Tanti amici, e in più veniva Renato Zero, i Pooh, venivano tutti a sentire i Squallor, era un divertimento pazzesco. E Totò era ovviamente come unico musicista del gruppo, è l'autore di tutte le musiche, gli arrangiamenti. Ma quando lo accusavano di volgarità cosa diceva? Beh, non è volgarità, è anche grossier, secondo me, però. È grossier, però ha sempre, c'è sempre una causa, voglio dire, non è gratuito. Mai, e dunque, certo. È stato invece creato questo gruppo contro la censura, insomma, è stato un liberatorio. Squallor Mutando, questo è l'altro, e adesso abbiamo detto grande talent scout Michele Zarrillo. Rosa Blu, e chissà quanti altri cantanti lui avrebbe scoperto. Purtroppo Totò Stadio, ricordiamo ai nostri telespettatori, se n'è andato poco tempo fa, e troppo giovane. Certo. 1998, Zarrillo, dedicato a Paolo Grimaldi, Una Rosa Blu. Una rosa blu. Come un po' diversa la tua fantasia, una rosa blu, come non ce n'è, ma una cosa rara sono io stasera che la chiedo a te, io sulla pelle io me lo sfilerei, l'amore in macchina no, non c'è. Tatuaggio perché va dove vai, al mare o dove si può, purché scappare via, e mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, se non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo, quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu. Michele Zarrillo, e il maestro applaude perché è un grande ammiratore di Zarrillo. Avete visto, durante questa esibizione c'erano delle dediche di ragazzi a ragazze, delle dediche d'amore. Te la ricordi la frase più bella d'amore che ti ha detto Totò? Allora, noi avevamo tre passioni. La prima la nostra, la seconda la musica e il terzo il mare. E quando le chiedevo quanto mi vuoi bene, e lui mi diceva, più del mare. Bellissimo. A questo proposito, Jacqueline ci ha portato un'email ricevuta poi nel 2000... Una delle tante, quando nel 2004. Quando Totò c'era ancora, sì. Non sono che uno dei tanti ammiratori degli Squallor, ma ci tengo a far pervenire il mio saluto e la mia ammirazione a chi con altri ha creato gli Squallor. Grazie Totò. PS, non immagina, caro maestro, cosa darei per vederla e per salutarla. So che non me lo concederà, la capisco, ma sappia che uno dei miei sogni più frequenti tra la Ferilli e quella che mi abita di fronte è l'incontro con lei. Con affetto, Pascalone. Quanto si divertiva Totò quando riceveva ne riceveva cose. Allora, riceveva anche degli email di un ragazzo di 16 anni che non voleva credere che Totò era Totò Savio, e a un certo punto Totò gli ha risposto, l'ho letto ultimamente nei mail, e gli ha detto: guarda, dobbiamo smettere di questa corrispondenza, se no mi arrestano per pedofilia. Qual è la cosa che più ti manca di Totò? Tutto. Totò era un uomo straordinario, aveva una presenza, aveva una forza, una gentilezza, una bontà, mi adorava. Jacqueline, tu continui a cantare, avrai delle date all'Alexanderplatz di Roma,
Sì, prossimamente ci provo. E vuoi mandare un saluto a Mina, perché grazie a Mina, sì, Totò continua a vivere, grazie, certo, alle canzoni immortali che, certamente, ha scritto, ma il fatto che una grande cantante... Una grande come Mina è stata veramente cara, e qui pubblicamente la voglio ringraziare perché mi ha scelto una canzone di Totò che canterà in suo prossimo disco.